Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo insieme i principali fatti di questa giornata. Oltre 30.000 appuntamenti cancellati in 3 giorni in Lombardia sono le conseguenze allo stop delle somministrazioni in via precauzionale dei vaccini AstraZeneca. Rimanere cauti ed evitare inutili allarmismi, l'invito degli insegnanti del Magentino dopo la sospensione dei vaccini AstraZeneca per accertamenti sugli effetti collaterali. 12 ordinanze di arresto, tra di loro anche alcuni boss emergenti del rione Sant'Eusebio, è il risultato del blitz antidroga condotto dalla polizia a Cinisello Balsamo. Musica e festa fino all'arrivo della polizia, gli agenti sono intervenuti alle 2.30 in via Baracchini, un party abusivo in una casa in affitto si è concluso con 13 denunce. Un'opera da 4 milioni di euro che si dovrebbe concludere nella primavera del prossimo anno. Sono iniziati nelle scorse ore i lavori di riqualificazione di Corso Sempione, critiche dall'opposizione. Apriamo il nostro telegiornale ancora con le polemiche relative alla sospensione dei vaccini AstraZeneca, sospensione per oltre 30.000 dosi in tutta la regione Lombardia dopo la valutazione dell'Istituto Tedesco del Vaccino, il punto nel servizio. Sono 33.500 gli appuntamenti che in 3 giorni in Lombardia sono stati cancellati in seguito allo stop delle somministrazioni in via precauzionale dei vaccini AstraZeneca da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco e la conseguente sospensione arrivata subito dopo da Regione Lombardia. Vaccinazioni che coinvolgevano personale delle scuole, delle università e delle forze armate. Tra i punti vaccinali nella città di Milano coinvolti nella sospensione c'è lo spazio Olona, lo spazio museale del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, dove solo una settimana fa erano iniziate le somministrazioni del vaccino AstraZeneca per gli insegnanti e gli operatori delle scuole e dove tra le giornate di martedì, mercoledì e giovedì verranno cancellati circa 1.500 appuntamenti. Gli altri centri costretti a fermarsi nel milanese sono il padiglione in fiera al Portello, la fabbrica del vapore, l'IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni e il drive-thru di via Novara, che proprio ieri aveva inaugurato la sua trasformazione da punto tamponi a polo vaccinale, ma che nel giro di qualche ora è stato costretto a fermarsi e a mandare a casa chi era in fila con la propria auto ad aspettare la vaccinazione. Ieri le vaccinazioni previste erano solo 300, ma si sarebbe arrivati a 600 al giorno e con la disponibilità dei vaccini anche a 2.000. Nell'attesa che arrivi la decisione dell'Agenzia Europea del Farmaco sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, Regione Lombardia ha voluto però precisare che le vaccinazioni con Pfizer e Moderna agli ultra ottantenni proseguiranno invece regolarmente, così come non subirà ritardi la partenza delle vaccinazioni per i pazienti fragili. Ovviamente la paura di queste ore è che il vaccino possa non essere sicuro alla luce della sospensione, soprattutto di chi ha già effettuato la prima dose. Noi abbiamo intervistato il presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche, Mario Negri, Silvio Garattin, che ha voluto rassicurare la popolazione. Il vaccino AstraZeneca è sicuro? È questa la domanda che in molti si pongono dopo lo stop alle somministrazioni in via temporanea da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Noi abbiamo posto la domanda al presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Silvio Garattini, che ha evidenziato come non ci sia una correlazione tra le morti avvenute e la somministrazione del vaccino. Ma il vaccino è certamente sicuro perché è stato sicuro sempre nell'ambito del rapporto benefici-rischi, insomma, cioè se guardiamo ai milioni di dosi che sono state impiegate in Gran Bretagna, dove ormai è stata vaccinata una buona parte della popolazione, non ci sono stati problemi. Bisogna pensare che ogni giorno nel nostro paese muoiono circa fra 1.800 e 2.000 morti. Quindi che qualche morte possa capitare in prossimità di uno che è una che ha avuto la vaccinazione è nella normalità, perché il vaccino
non protegge dalla morte, protegge da un certo tipo di morte che è quello determinato dal Covid-19. Per il presidente Garattini, inoltre, la sospensione delle somministrazioni da parte di EMA e dell'AIFA è un atto dovuto che dovrebbe anzi rassicurare sul fatto che ci siano dei controlli. Bisogna evitare allarmismi e lasciare che vengano fatte quelle verifiche che vanno normalmente fatte, perché ritirare un lotto in rapporto con delle denunce è un atto dovuto, cioè non è che si deve fare, ma poi dopo si deve guardare a cosa è dovuto. Questo dunque è il parere di Silvio Garattini, ma in queste ore abbiamo voluto interpellare anche alcuni insegnanti della zona del Magentino che si sono già sottoposti alla prima dose della vaccinazione. Allora sentiamo anche il loro parere rispetto alle polemiche e ai timori di queste ore. La sospensione di AstraZeneca per accertamenti sugli effetti collaterali del vaccino, dopo che questo era già stato iniettato ai primi docenti, ha colpito, come notizia, gli insegnanti anche nel Magentino, maestri e prof che però rimangono cauti e invitano a evitare allarmismi. Ora è chiaro che nessuno di noi o per prima l'abbiamo preso con serenità questa notizia, e anche perché il mondo scientifico ha provveduto in questo periodo di Covid a perdere un po' della sua credibilità. Però io penso che in medicina si parli in modo scientifico e si parli di numeri. Quindi spero di non rientrare nella percentuale sbagliata, ma preferisco il vaccino piuttosto che ritrovarmi in qualche terapia intensiva. Il vaccino AstraZeneca sicuramente è un vaccino tipo tradizionale, pesante. Io ho avuto pesanti effetti collaterali che però si sono risolti nel giro di 36 ore, quindi febbre alta, dolori articolari, insomma, come se si fosse presa una brutta influenza. Credo che la decisione di ieri sia stata una decisione politica, frutto anche di una campagna mediatica che ha scatenato la psicosi nell'opinione pubblica. Aspetto con fiducia le valutazioni di EMA e spero che quanto prima la somministrazione possa riprendere. Su AstraZeneca penso che abbiano fatto bene a ritirarlo per testare. Secondo me adesso la stiamo facendo in massa questa vaccinazione, però sul totale dei casi vaccinati la percentuale è molto molto piccola. Penso che il fatto che siano stati AstraZeneca sia stata sospesa sia un principio precauzionale e ragionerei, non diffonderei il panico, nel senso non sarei in panico. Certo, è una cosa che va verificata, va approfondita, però non abbiamo alternative ai vaccini per quanto mi riguarda. Ho avuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, mi sono sentito bene, fortunatamente solo un po' di stanchezza, nessun sintomo speciale. Credo e spero che sia una situazione che si risolva nel giro di pochi giorni, perché credo che la vaccinazione generale sia l'unico modo per venire fuori da questa pandemia. Prima dell'arrivo dei vaccini, le polemiche nei mesi scorsi, come ricorderete, si concentravano soprattutto sui dati e sui numeri offerti alla popolazione, i numeri che poi hanno determinato le limitazioni, le chiusure con i passaggi alle diverse zone, numeri che sono stati anche al centro di uno studio, di una ricerca ribattezzata Covid e dintorni, che va un po' a confutare tutto quello che è avvenuto negli ultimi mesi. Il Covid è accompagnato da una mole impressionante di numeri, la cui diffusione è diventata un rituale, ma nella maggior parte dei casi le cifre ufficiali non sono attendibili e la loro gestione è peggiorata nel tempo. È quanto denunciano Domenico Mamone e Giampiero Castellotti dell'UNSIC, autori della ricerca Covid dintorni, i quali bocciano i principali indicatori diffusi quotidianamente. I due autori evidenziano in particolare la mancanza in Italia di poche previsioni autenticamente scientifiche per anticipare ed affrontare la pandemia. Noi in questo anno abbiamo iniziato proprio ad analizzare soprattutto i numeri. La cosa più grave, diciamo, di tutte quante è il famoso indice RT, cioè l'indice RT sappiamo che viene calcolato su dei parametri che sono vecchi di almeno 15 giorni, però
Questo ha portato delle volte, effettivamente, come è successo, la Lombardia è un problema a parte perché ci sono stati proprio dei numeri sbagliati, però è altrettanto vero che effettivamente non si è mai, come si suol dire, anticipato il virus, ma si è sempre inseguito anche per questo motivo, perché se io vado a prendere provvedimenti amministrativi con 15-20 giorni di ritardo rispetto a una situazione che tra l'altro già di per sé è in ritardo, perché è chiaro che sappiamo bene che i contagi emergono con già un ritardo di incubazione di una settimana, quindi se mettiamo quella settimana di incubazione e poi analisi che hanno altri 15-20 giorni di ritardo, è chiaro che poi vengono presi provvedimenti su una situazione fotografata addirittura anche un mese prima. Ma il problema dei numeri calcolati erroneamente riguarda soprattutto il comparto scuole. Il vero problema invece era quello di monitorare realmente quanti contagi ci fossero nelle scuole. I dati dei contagi sono stati veramente improvvisati, molto estemporanei, addirittura venivano dati in percentuale dell'intero corpo docente o dell'intero corpo di studenti, quindi è chiaro che risultava lo 0,01% dei contagiati, cioè era come dire, non so, in una regione come la Lombardia dove ci sono stati numeri importanti, dici sì, però sulla popolazione i contagiati sono l'1%, sì, ma insomma il numero è importante. A proposito di numeri, vediamo quelli sui contagi, sulle vaccinazioni fornite quotidianamente da Regione Lombardia. E allora, incremento dei tamponi odierni di 49.068, i nuovi positivi sono 4.235, come vedete si abbassa leggermente la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati, oggi siamo a 8,6%, resta molto alto purtroppo il dato dei decessi, altri 81 e altri restano anche i ricoveri in terapia intensiva in regione, sono 37, 276 invece nei reparti ordinari. Scende leggermente l'incremento dei casi per provincia per quel che riguarda Milano, seppur molto alto comunque, il dato è di 968, 358 a Milano città. Questi invece sono i dati, come vedete, dei vaccini, somministrazioni e dosi consegnate in Italia e in Lombardia. In Lombardia abbiamo superato la quota di 1 milione di somministrazioni, mentre la percentuale sulle dosi consegnate è del 75,8%. Questi i dati di oggi, il punto odierno. Non mancano episodi, come ormai avete imparato, di cronaca legati all'emergenza Covid. Pensate, un ricercato in tutta Europa è stato tradito proprio dai controlli anti-Covid, preso durante una grigliata abusiva un quarantenne. Dettagli nel servizio. Fatale fu la grigliata. Un uomo di 40 anni, cittadino italiano, è stato arrestato all'alba di lunedì dalla polizia in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità spagnole con l'accusa di frode. Per lui le manette sono scattate alle 4 del mattino, quando gli agenti si sono presentati in un appartamento di via Tucidide, dopo che un vicino aveva segnalato rumori e schiamazzi attraverso l'app Upol. Al loro arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato il proprietario dell'abitazione, un 51enne, insieme ad altre 5 persone, tra cui proprio il quarantenne, che hanno spiegato di essersi riuniti per una grigliata. Identificando i presenti per poi multarli per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, che vietano feste e cene in casa, gli agenti hanno scoperto che sulla testa dell'uomo pendeva un mandato d'arresto internazionale emesso a luglio del 2020. A quel punto per il quarantenne, che in Italia ha precedenti per reati contro la persona, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, in attesa delle decisioni delle autorità iberiche. Torniamo a parlare di vaccinazioni, ci spostiamo a Corbetta, dove si pensa già alle vaccinazioni di massa e sono stati messi a disposizione, già previsti, 3 punti a disposizione di tutta la cittadinanza. Con la vaccinazione di massa alle porte sarà ancora più importante per i comuni indicare dei potenziali centri vaccinali sul territorio. A Corbetta erano 2 già usati per i tamponi drive e per il vaccino antinfluenzale, Villa Pagani e la palestra Aldo Moro, a cui si aggiunge ora lo spazio della farmacia comunale 2, appena predisposto dall'amministrazione e dove è attivo il servizio tamponi. Purtroppo abbiamo visto che siamo ripiombati nella terza ondata, sembra di essere come un anno fa, un aumento importante dei contagi in tutta la Lombardia, e allora a Corbetta abbiamo deciso come sempre di muoverci in anticipo a tutela dei cittadini.
Ecco, le farmacie comunali hanno iniziato a fare i tamponi rapidi in farmacia e faremo dei tamponi day come oggi, come sabato, con supporto della Croce Rossa. E questa è una cosa importante per mappare il rischio, mappare i positivi e fermare il contagio. E poi un nuovo servizio per tutti i cittadini. Da giovedì aprirà il centro prelievi convenzionato con ATS sopra la nuova farmacia comunale, in modo da far andare meno persone possibili in ospedale, perché sapete che gli ospedali stanno tornando sotto pressione, è sempre meglio che vada meno persone. Quindi il centro prelievi degli esami del sangue per tutte le tipologie, convenzionato con ATS, per fare dei prelievi in sicurezza, velocemente e senza stare ad andare in ospedale. Il centro prelievi, insieme alla farmacia comunale che stanno facendo i tamponi rapidi in formato drive, sono disponibili per fare, per diventare un centro vaccinale, quindi mettersi insieme e fare, essere disponibili per fare le vaccinazioni ai nostri cittadini. La cronaca adesso: Cinisello balsamo per un blitz antidroga per un'importazione di cocaina dall'Olanda, 12 gli arresti, la polizia ha utilizzato anche degli elicotteri contro il gruppo di spacciatori dei palazzi di Sant'Eusebio. 12 ordinanze di arresto, tra loro anche alcuni dei boss emergenti del rione di Sant'Eusebio, i discendenti di quelle famiglie che da quasi 50 anni tengono prigioniero il quartiere in una morsa di criminalità e spaccio. La Polizia di Stato di Milano, nella mattinata di martedì 16 marzo, è tornata in forze nel quartiere a nord di Cinisello Balsamo, celebre per essere una delle più importanti piazze di spaccio nel milanese. Un'operazione che mette insieme più livelli criminali, da quello locale, costituito da una decina di famiglie storiche che nel quartiere governano il traffico di droga e controllano anche l'occupazione abusiva degli alloggi Aller, il livello internazionale, che in questo momento era gestito da esponenti della criminalità albanese in grado di far arrivare la droga dall'Olanda fino a Sant'Eusebio. Sì, è stato un intervento in forze, perché intervenire nei palazzoni di Cinisello Balsamo e nelle cinque torri di Via del Carroccio può comportare anche situazioni di carattere di ordine pubblico, diciamo critiche sotto il profilo dell'ordine pubblico, e oltre alle 12 persone arrestate ci sono state anche numerose perquisizioni, quindi ciò ha comportato l'impiego di un numero elevato di personale della Polizia di Stato. Solo le attività investigative, ovviamente anche con le intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso poi di definire non solo l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata all'importazione, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma individuare gli albanesi che poi erano i fornitori a monte, e per questo, con un'operazione che ha avuto proiezione anche internazionale, sono poi stati stamattina catturati in Albania due grossi spacciatori. Quasi un centinaio di agenti di polizia, coadiuvati dai cani antidroga della Guardia di Finanza e dai vigili del fuoco per alcune operazioni di apertura delle cantine, hanno circondato il quartiere all'alba, numerosissime le perquisizioni compiute soprattutto nelle cinque torri dell'Aler e ai palazzi. Ancora la pagina della cronaca ci porta questa volta a Milano, dove non accenna a placarsi il fenomeno delle feste abusive in appartamenti in affitto per sfuggire alle normative anti-Covid. L'ultimo episodio in pieno centro, addirittura in 13 persone all'interno dello stesso appartamento, preso anche in questo caso in affitto, tutti multati. La polizia è dovuta intervenire intorno alle 2.30 di questa mattina in via Baracchini, proprio in centro città. I dettagli nel nostro servizio. Il fenomeno dei festini abusivi all'epoca del Covid a Milano ormai è all'ordine del giorno. L'ultimo, dopo le numerose segnalazioni del weekend, è avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 marzo, quando gli agenti della Questura di Milano hanno scoperto un party illegale in un appartamento in pieno centro in via Baracchini, da dove provenivano musica e schiamazzi. Ad avvertire le forze dell'ordine un residente della zona, che intorno alle 2.30 del mattino ha chiamato il 112. Subito sul posto sono arrivati i poliziotti, che una volta sentita la musica ad alto volume già dalla strada hanno deciso di intervenire. All'interno dell'appartamento gli agenti hanno trovato 13 persone tra i 20 e i 27 anni, che sono stati tutti identificati e sanzionati con una multa da 400 euro. Da ulteriori accertamenti i poliziotti hanno scoperto che l'appartamento era stato preso in affitto per una settimana da colui che avrebbe poi organizzato la festa. I partecipanti erano
erano di diversa provenienza, alcuni italiani, altri sudamericani, nordafricani e un lituano, la maggior parte residente tra Milano e Bergamo, altri invece arrivavano dalla Liguria. Restiamo a Milano, anche se voltiamo completamente pagina, sono iniziati nelle scorse ore i lavori di riqualificazione in Corso Sempione, un intervento dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro che dovrà essere terminato secondo il cronoprogramma entro il 2022, ma non mancano le polemiche da parte dell'opposizione cittadina. Via le auto da sotto gli alberi, al loro posto ecco aiuole, panchine e piste ciclabili. Nei prossimi 12 mesi Corso Sempione cambierà faccia, come ha annunciato l'assessore alla mobilità Marco Granelli. Corso Sempione è uno dei più bei viali di Milano, un ingresso in città verso l'Arco della Pace. Purtroppo è oggetto di molta sosta irregolare che crea un po' di disagio agli alberi e alle persone che vivono il viale. Ora lo riqualificheremo. La riqualificazione prevede di creare due file di sosta, una per lato, e di togliere invece tutte le auto che sono nelle due parterre. Nei due parterre realizzeremo una pista ciclabile bidirezionale e un percorso pedonale, e poi daremo più spazio al verde con anche nuovi alberi. Un'opera da 4 milioni di euro finanziata dai fondi europei che si dovrebbe concludere nella primavera del 2022, anche se l'eliminazione dei parcheggi presenta profili di criticità non indifferenti. L'asse di Corso Sempione infatti è una delle zone a più alto tasso residenziale di Milano e i parcheggi, per chi vive qui, sono un bene di prima necessità. Il comune spiega che ai 700 già esistenti si aggiungeranno 270 posti auto regolari in carreggiata, che non compenseranno però le centinaia di parcheggi sotto gli alberi che spariranno. Prima di pensare al restyling di Corso Sempione, che sicuramente deve essere fatto, bisogna realizzare un parcheggio sotterraneo lungo tutta l'asse di Corso Sempione per dare posto ai tanti residenti che non sanno dove parcheggiare la macchina. Ricordiamoci che già oggi è difficile trovare parcheggio, all'incirca dove non si può parcheggiare, dove c'è il divieto di sosta, ci saranno 500-600 macchine, 270 posti auto a raso non sono sufficienti. E nonostante il lungo periodo di crisi dettato dall'emergenza Covid, arrivano sorprendenti e buone notizie dal settore dell'edilizia. Crescono infatti le richieste per i permessi a costruire, a dirlo i numeri, i primi numeri di questo 2021. Difficilmente i numeri mentono e i 203 permessi per cantieri medi e grandi che il Comune ha ricevuto nei primi due mesi del 2021 sono un indicatore che il settore dell'edilizia sta rialzando la testa, o forse anche qualcosa di più. Il 2019, l'anno dei record da questo punto di vista, si era chiuso con 1066 pratiche concesse e se il trend di gennaio-febbraio dovesse continuare, il 2021 potrebbe arrivare a superarlo. Abbiamo avuto ad oggi, oltre diciamo in questa categoria di permessi di livello medio-alto, quelli che generano oneri, circa 200 pratiche concluse, 203, che è un dato superiore sia ai primi due mesi del 20, che comunque stavano andando molto bene perché poi la pandemia ha iniziato gli effetti a marzo, sia anche rispetto al 2019, che è stato l'anno record della storia di Milano. È un bel segnale che la nostra economia crede nel futuro, crede che continua ad aver senso investire a Milano. Funziona questo e funzionano anche molto gli interventi medio-piccoli, perché grazie ai bonus del governo anche su ristrutturazioni energetiche e facciate anche lì stanno andando molto bene. Per Palazzo Marino non si tratta solo di nuovo lavoro che si rimette in moto, ma anche di flusso di cassa. Già, perché dai cantieri medi e grandi il comune riscuote gli oneri di urbanizzazione e non si parla di pochi spiccioli. L'inizio del 2020 aveva fatto presagire un'ulteriore crescita bloccata quasi sul nascere dall'esplosione della pandemia a fine febbraio. Ora il futuro sembra più roseo, anche se fare previsioni è assai difficile. Fare previsioni per il futuro è difficile. Intanto portiamo a casa che per ora le cose stanno continuando a funzionare e monitoriamo che vada avanti. Certo che è un dato positivo, dà anche fiducia nel futuro. Ci spostiamo adesso a Bareggio, dove cresce il fronte del Nuovo, una nuova piscina nella zona del Parco Arcadia. Sono state raccolte circa 450 firme.
Si chiama Marica Ferroni, è una cittadina di Bareggio e ha raccolto più di 450 firme contro la realizzazione della piscina nella zona di via Corbettina, nei pressi del Parco Arcadia, per preservare un'area verde ed evitare un centro che disturberebbe la quiete dei residenti, che vivono a pochi metri dall'area dove sorgerebbe la piscina. Marica si definisce un'elettrice della Lega, cosa che afferma per sviare ogni dubbio sul fatto che la sua iniziativa non abbia carattere politico, dato che a Bareggio anche l'amministrazione è guidata da un sindaco del Carroccio. Marica e i suoi 450 non sono contro la piscina in sé, che ha raccolto l'ok dei bareggesi alle ultime elezioni, ma chiedono di realizzarla nella zona del centro sportivo Facchetti, ora sottoutilizzata. Ci troviamo qua stamattina in via Corbettina, a fianco all'area denominata ex campeggio, perché noi cittadini abbiamo raccolto 454 firme per chiedere all'amministrazione comunale che quest'area, che adesso è un'area a bosco, venga lasciata così com'è e non venga costruita la piscina come volontà di questa amministrazione. Quest'area è un'area molto importante sia per i cittadini di Bareggio, ma è un'area anche importante per i vincoli che sono esistenti su quest'area. Quindi per costruire qua ci vuole l'autorizzazione sia paesaggistica che forestale, perché questa è un'area boschiva resa così con i fondi pubblici. Aree del genere purtroppo nella provincia di Milano sono piuttosto rare, perché abbiamo delle vaste aree agricole che sono coltivate con colture intensive di cereali e sono luoghi piuttosto inospitali per la biodiversità animale, e poi abbiamo parchi urbani. Invece servono proprio delle zone un po' più selvatiche che sono utili per la riproduzione e la nutrizione di uccelli, di insetti impollinatori, di mammiferi. Quindi noi chiediamo che rimanga un parco naturale. Sarà l'idroscalo di Milano ad ospitare i campionati del mondo di canoa del 2025. In attesa delle Olimpiadi invernali del 2026, Milano si allena ai grandi eventi con i campionati mondiali di canoa velocità e di paracanoa del 2025. Il palcoscenico delle competizioni sarà infatti l'idroscalo, che ha battuto la concorrenza delle candidature di Portogallo, Polonia e Bulgaria. Un ritorno gradito, visto che i mondiali avevano preso casa a Milano già nel 2015. Una candidatura che abbiamo voluto fortemente, sostenendo la federazione. È un successo per Milano, per l'idroscalo, che è un posto meraviglioso. Si dimostra sempre di più un luogo ottimo per questo genere di competizioni e soprattutto per gli sport acquatici e soprattutto per Milano, in un momento di rilancio della città anche sotto profilo dello sport, quindi grande entusiasmo e finalmente parliamo di cose positive. A far prevalere Milano sono state in primis le caratteristiche tecniche del bacino del Forlanini, che garantiscono condizioni di gara uguali per tutti i concorrenti grazie alla totale assenza di onde, ma un ruolo fondamentale lo hanno giocato anche la collocazione logistica, eccellente per i trasporti, e l'alloggio, nonché la possibilità unica di ospitare l'evento iridato in un palcoscenico d'eccezione come Milano. È tutto, noi ritorniamo dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.